Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, presieduto dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, nel corso dell'ultima convocazione ha approvato una serie di atti e provvedimenti. Una seduta importante non soltanto perché si sono approvati 18 punti molto tecnici di variazioni di bilancio e purtroppo anche di pagamento di debiti fuori bilancio pregressi, ma due punti politici nevralgici per lo sviluppo del nostro territorio si sono affrontati, devo dire, in una maniera pienamente rispettosa di quella che deve essere la discussione politica in un'aula istituzionale come quella del Consiglio Metropolitano. Consiglio Metropolitano che ha approvato all'unanimità, senza distinzioni tra maggioranza e minoranza, una mozione che respinge al mittente, in questo caso alla Regione Calabria, l'ennesima richiesta di dimensionamento scolastico, ovvero l'ennesima richiesta di desertificazione dei nostri territori da quella che è l'offerta, forse tra le principali, che servono e consentono lo sviluppo di un territorio, ovvero quella dell'istruzione, ovvero l'offerta formativa. Noi abbiamo detto un chiaro no rispetto a questa richiesta da parte della Regione, proponendo alla Regione stessa, invitando la Regione stessa a individuare forme, modi e finanziamenti per evitare la soppressione di ulteriori plessi scolastici nel territorio metropolitano. Lo abbiamo fatto anche a seguito di incontri tenuti nelle scorse settimane con i sindaci interessati, con i sindaci dei comuni della città metropolitana e anche con le rappresentanze sindacali. Si è appena concluso un importante consiglio metropolitano, oggi che ha portato avanti due tra i 17 punti, a mio avviso, i più importanti, che vedono ancora una volta la partecipazione attiva dentro città metropolitana, appunto della nostra società Castore, che da ormai un po' di tempo abbiamo cominciato a prenderci la confidenza anche qui da noi in città metropolitana, dopo l'affidamento dei servizi per quanto riguarda la pulizia di quelli che sono i palazzi istituzionali, oggi ancora un ulteriore passo in avanti, cui vengono affidati quelli che sono ovviamente tutti i lavori di manutenzione stradale che riguardano appunto il nostro territorio metropolitano. Territorio metropolitano che sappiamo tanto complesso, un affidamento di 36 mesi più 12 mesi che vede appunto partecipare la Castore in un'organicità più importante, in un ordine di economicità rispetto all'accordo quadro per cui veniva precedentemente affidato questo tipo di servizio. Secondo invece elemento importante che è emerso all'interno del Consiglio metropolitano è la mozione approvata all'unanimità sul dimensionamento scolastico, dove si dà mandato all'avvocato Falcomatà, sindaco metropolitano, di poter conferire direttamente con la Regione Calabria. Fondamentalmente si mette nelle sue mani quella che è la volontà unanime dei sindaci che si sono già espressi e dei sindacati che rimandano al mittente che non vogliono nulla a che vedere con questo nuovo piano di dimensionamento scolastico dopo il dimensionamento scolastico fatto l'anno precedente che ha portato a ben 17 accorpamenti di istituti scolastici. Rispetto a questo, ovviamente, noi non potevamo non farci sentire come Consiglio metropolitano e quindi da qui ringrazio ovviamente tutti i colleghi che si sono voluti esprimere in maniera favorevole.